Siamo in una città, Monte Rotondo, medaglia d'argento al valore militare per la guerra di liberazione, dove c'era la banda Edmondo Riva, dove i militari all'8 settembre non hanno esitato un attimo per decidere da che parte stare, e c'è dalla parte della libertà. Ebbene, la battaglia di Monte Rotondo è legata alla battaglia di Porta San Paolo, è legata ai martiri di Cefalonia, è legata ai martiri della resistenza delle fosse ardiatine, di Forte Bravetta, è legata ai sette fratelli Cervi, tutti trucidati dal fascismo per le loro idee, tutti trucidati dal fascismo per riportare la democrazia in questo paese. La nostra Costituzione scrive questa storia dal primo all'ultimo articolo, è tutto un inno all'antifascismo e alla resistenza. Tanti anni fa Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, parlando ad una platea di studenti, credo circa negli anni 50, fece il collegamento tra quella che era la lotta risorgimentale e quella che è stata poi la lotta antifascista durante la resistenza. Ebbene, disse a questi studenti: leggiamo la nostra Costituzione, che è lunga, viene da lontano, viene addirittura dalla Repubblica Romana. Nascono da lì quei principi, si ispira a quelle che sono state le lotte e gli ideali risorgimentali. E diceva, nell'articolo 2, dove si parla dei diritti e dei doveri, di solidarietà umana e morale e politica, io ci ritrovo Giuseppe Mazzini. Nell'articolo 5, dove si parla del rispetto e della promozione delle autonomie locali, ci ritrovo Cattaneo. Nell'articolo sulla libertà religiosa io ci ritrovo Cavour, nell'articolo 52 sulla democraticità delle forze armate ci ritrovo l'esercito del popolo di Giuseppe Garibaldi. E poi veniamo ad oggi, veniamo ad altri articoli della Costituzione che scrivono e raccontano una storia. Il primo, la sovranità appartiene al popolo. I padri costituenti hanno concepito quell'articolo perché durante il fascismo la sovranità non apparteneva al popolo, ma apparteneva alla monarchia, apparteneva al partito fascista, apparteneva solo ad una parte. L'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di razza, di sesso, di opinione religiosa, eccetera. Ebbene, sappiamo che durante il fascismo la società era divisa in categorie, tutte le cittadine e tutti i cittadini non erano uguali di fronte alla legge. Ebbene, quell'articolo è stato scritto per questo, per rimarcare ancora una volta che il nuovo paese avrebbe dovuto in ogni sua forma, in ogni sua istituzione, in ogni sua legge ripudiare il passato fascista e costruire un paese con una speranza nuova. L'articolo 6, che va a tutelare le minoranze linguistiche, lì c'è scritta la storia delle persecuzioni. La storia delle persecuzioni di alcune minoranze che c'erano in Italia, addirittura nel confine nord-orientale venivano cambiati i cognomi, venivano cambiati i nomi delle città, vi fu l'italianizzazione forzata. Ebbene, la tutela di quelle minoranze linguistiche esprime in realtà un principio più grande, che è quello di autodeterminazione e rispetto per tutti i popoli. E veniamo all'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Durante il fascismo l'Italia aveva offeso altri popoli attraverso la guerra, e per questo i padri costituenti ci hanno consegnato oggi nella legge fondamentale dello Stato, che è la Costituzione, che tutti i giorni regola la nostra vita in ogni suo aspetto, in ogni normativa, in ogni regolamento comunale. Tutte le leggi dello Stato devono rifarsi a quei principi, e questi sono i principi che regolano oggi la nostra vita tutti i giorni. Le forze neofasciste rivendicano quel passato, rivendicano anche ciò che è successo nel dopoguerra, perché il fascismo e le forze neofasciste hanno continuato ad usare una politica di violenza e di intolleranza per tutto il paese. E cito Walter Rossi, assassinato dai fascisti, Roberto Scialabba, assassinato dai fascisti, Ciro Principessa, Valerio Verbano, tutti questi antifascisti che nel secondo dopoguerra si sono battuti per la libertà di questo paese, per la difesa della democrazia. I fascisti hanno continuato ad usare i loro metodi violenti, ad usare i soprusi, a diffondere intolleranza, e oggi cercano di fomentare la guerra tra poveri. Io credo che
e questa piazza oggi ha dato una grande risposta. Ripeto, questa piazza applica quella Costituzione, questa piazza difende la storia d'Italia e difende la storia di Monterotondo. Questa medaglia d'argento al valore militare di questa città va difesa fino all'ultimo, ciò che rappresenta, ciò che ha rappresentato e ciò che rappresenterà nel futuro. Continuiamo con questa grande iniziativa. Che è la nostra canzone di lotta, che è la nostra canzone di vittoria. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per...